copertina è del nostro grande maestro Giacomo Cuttone, che è seduto qua negli spalti, io non lo vedo, però poi magari ci raggiunge. E adesso scusami Ciccio mio se ti ho tolto la... Attacco concentrico, Bayer Strike, una tempesta di ioni all'elio, tagliamo le vene al mercato, gli acquisti, i ricordi del futuro. Buchi l'ora navighiamo zero, neri nessun atomo d'ossigeno ci brama più degli specchi ustori. In questo mondo venture capital siamo onde troschiane, un piano campi di concentramento d'assalto, centri commerciali d'altro nuovo. Zero è un infinito vortice di lame, multiple linee di fuga, uno sciame, un concerto di uragani in volo, porticali, uscelli, muri d'amore e frattali di reali alla mola. Questa era I ricordi del futuro di Nino Quintiliano. A vivere i margini del foglio, ormai ho imparato ad essere un segno nella mente quando una verde fa sfilare la vita come fosse infinita. Solo fragili figure future ho collezionato. Nelle notti accese mi sono fatta rana, fiore, madre, per rimanere essere solo. Questa era Vivere ai margini del foglio di Carola D'Andrea. Allora, se qualche amico, aspettate che accendo la lucina, se qualche amico vuole commentare, farci una domanda. Come atto di affetto nei confronti del luogo e del mio amico Nino Quintiliano. Ma anche di Carola. Di Carola, che è stata una scoperta di oggi perché non la conoscevo. Quindi non può che farmi piacere che ci siano giovani che si interroghino sul senso della poesia e che comunque poi la scrivono soprattutto. E un poeta secondo me intanto è uno che ha delle intuizioni. C'è un lavoro dietro e visto che siamo qui a celebrare intanto questo luogo, questo luogo come anfiteatro culturale è una grande intuizione, è un verso, è un bellissimo verso scritto da Nino Quintiliano, perché è lui che ha avuto questa visione che questo luogo frequentato da decenni, da marsalesi comunque, per andare a fare il bagno, per prendere il sole, per respirare il contatto con le rocce naturali, che qualche amministrazione del passato voleva ricoprire, voleva omogeneizzare, come ha detto Nino, con dei tappeti di legno per renderlo un non luogo. Invece la domanda che io volevo porre ad entrambi ovviamente scaturisce da una riflessione filosofica che insomma viene da lontano, ma che ultimamente è stata riprodotta da Massimo Cacciari nel libro Labirinto filosofico, in cui lui, riallacciandosi a Giordano Bruno e a Vico, traccia un rapporto, analizza il rapporto tra l'immagine e la parola. Si è parlato di poesia fatta di intuizioni, fatta invece di sforzo, fatta di ricerca linguistica, di assenza di significato, di senso. Io intanto la vedo, e poi faccio la domanda sulla riflessione di Cacciari, la poesia la vedo come una maschera fenicia, beffarda, che ride. È come se si prendesse burla di tutti quelli che vogliono spiegare che cos'è la poesia da 2000 anni a questa parte.
perché c'è un paradosso nel paradosso quando si parla di poesia, a mio avviso. È polisemica più che antinomica, perché dice di più, ovviamente, del linguaggio che esprime o in cui è espressa. Ed è una maschera beffarda perché tutti parlano di poesia e ognuno di quelli che si sforzano anche più o meno dottamente di definire la poesia dicono che non è possibile definirla, ma poi la definiscono tutti e tutti danno una definizione opposta a quello che dice l'altro. Quindi questo è il primo paradosso che fa ridere, secondo me, questa maschera beffarda che continua a ridere di chi intende o si sforza di interpretarla. E poi l'altro paradosso, che è tutto italiano, è che ci sono più persone che scrivono poesia o che credono di scrivere poesia rispetto a quelli che invece la leggono. Perché è vero che c'è internet e che si possono accendere miliardi di click e miliardi di interruttori interiori, però è pure vero che la poesia è scritta da un numero per una deformazione anche commerciale, ovviamente, questa proliferazione assurda di premi e di poesie che ci sono in tutta Italia, alcuni sono autorevoli, alcuni di meno, molti di meno, in cui tutti vincono, tutti prendono delle medaglie, tutti prendono degli attestati, e poi bisognerebbe vedere se tutti quelli che partecipano a questi concorsi hanno mai letto. La domanda è: l'immagine e la parola. Cacciari dice non c'è un rapporto di supremazia della parola rispetto all'immagine. Dice l'immagine non è l'ancella della parola, ma è la parola, lui richiama appunto Vico e Giordano Bruno, dice è la parola che in buona sostanza comunica questa immagine. La domanda è: voi scrivete per immagine, viene prima l'immagine o la parola in voi? Che rapporto c'è nel vostro fare poesia tra l'immagine e la parola? Allora, la domanda che ha posto Fabio ha un ventaglio di presupposti. Soltanto una battuta veloce sulla questione dell'intuizione. Io amo lavorare con un paio di vocabolari, insomma, su novelli quanto me, e ogni tanto vado a spulciare e vado a cercare la radice delle parole. Intuizione. Provate a fare voi la stessa cosa. Significa andare dentro, in maniera molto semplice, una delle sue versioni. Ma storicamente, se voi prendete questo fisico, matematico, un fisico italiano che era della scuola dei giovani dove lavorava anche Ettore Majorana, disse fermi, diceva che l'intuizione ha a che fare con la logica. Ed era un fisico. E la parola, l'immagine è la parola. Potrei dire che sono nello stesso tempo una coniugazione o una disgiunzione di un'altra parola, l'utilizzo del segno. La parola è un segno, l'immagine è un segno. Quale dimensione tocca l'immagine? Tocca la visibilità. La parola è enunciazione, la vocalità. Tanto per citare un filosofo non molto garbato, si chiama Foucault, dice che ci sono degli incroci, ci sono dei concatenamenti tra l'immagine e la parola. Sono due linguaggi diversi. Storicamente, quando è prevalso nella cultura non solo italiana, europea, la parola, il linguaggio, E allora si è
costati convinti e si è convinti che l'immagine, il linguaggio dell'immagine, così come il linguaggio della musica dei miei amici musicisti, fosse subordinato agli ordini della linguistica. No. Cioè, c'è stato un periodo così, ma ci sono studi di semiotica, di semiologia, che invece non solo hanno capovolto la questione, no? Hanno capovolto la questione. E noi non sappiamo quando è nato il linguaggio della verbale, non lo sappiamo. Sappiamo invece che le prime scritture sono appunto dell'immagine, sono dei disegni, sono delle sculture, sono delle pietre. Molto più, no, nessuno sa dell'origine del linguaggio. Quindi c'è anche qui un discorso di ordine storico e che ha a che fare anche con scelte e modelli, i quali modelli poi dicono, vabbè, il rapporto è di subordinazione dell'immagine alla parola, di indipendenza, di coordinamento, di interdipendenza, di interazione. E faccio un esempio tratto da questo studioso, che non si dichiarava filosofo ma è il più grande. Oggi tutti i linguaggi, dal diritto penale ad altri, nascono quasi lì. Quando si pensa a un carcere, no? La parola carcere nello stesso tempo ti si chiama all'immagine fisica di una struttura, di un'abitazione, è la prigione. Però hanno come punti di riferimento due cose diverse. Io il carcere come la mia casa prima la vedo con gli occhi, esposta alla luce e alla luminosità. La parola che dice e che ha un riferimento non ha niente della stessa natura della luce. E allora si pone il problema del loro concatenamento, di un non rapporto che tuttavia è un rapporto, perché non c'è una cosa che io vedo che non posso tradurre in parole più o meno chiare a chi ascolta o chi sente. Come ha detto mio amico Giovanni Lombardo quando ha letto Il ricordo del futuro. Ma chi ha il ricordo del futuro? Perdonate, io posso avere il ricordo del passato, il ricordo del futuro, a meno che non me li costruisco come un immaginario, come una memoria immaginaria che mi proietto addirittura oltre la velocità della luce e capovolgo le dimensioni temporali di presente, passato e futuro. Ma Chigio Meschino era uno che viveva